ve li potete vedere da soli. Vedrete che Palazzo Italia è all'ultimo piano e che viene montata la vela di copertura, che adesso vi faccio vedere, o questa settimana o la prossima, io non mi ricordo perché non è il mio lavoro. E tutti gli altri padiglioni vengono allestiti in materiale leggero e poi disinstallati. Questo vuol dire che sono costruzioni che si fanno in un paio di mesi. Allora, progetto, quando vi dicevo la vela intendo quella cosa lì che appare sopra, che è una vela che sta costruendo una società, che ha già costruito, una società del Trentino Alto Adige. Quindi direi che o il lunedì prossimo o quello dopo la vedete montata sul film del drone, così come quei pannelli che creano la foresta urbana, perché sono pannelli costruiti con questo cemento che mangia l'inquinamento, di talcementi, e sono già costruiti, vengono montati subito dopo la vela. Quindi si passerà in una settimana buffamente da un edificio con impalcature a un look finito. Come parliamo del turismo? Non ve la faccio lunga, ma Bali ci ha detto parliamo delle potenze dell'Italia. Una delle potenze è questa potenza della bellezza, no? E noi siamo un paese che è particolare perché, come pochi altri al mondo, abbiamo bellezze naturali e culturali nella stessa quantità. Io non saprei dire se abbiamo più natura o più cultura, ma le abbiamo davvero tutte e due. E noi abbiamo un intero piano di Palazzo Italia dove, attraverso anche un sistema di specchi immersivi, non ho messo quell'altra, ma ve la direi così, vedete, cioè avete proprio l'impressione, entrandoci, di essere in stanze che dove si viene circondati dal lago di Carrezza, dal Palazzo Ducale, da tantissime altre bellezze che ogni regione ha proposto. E non mi ricordo che cosa ha proposto la vostra regione, ma come tutte le regioni ne aveva tante da proporre e un po' sono state scelte e ruotano, no? E questo ha l'obiettivo di far venire la voglia poi di tornare. Lungo il cardo poi, adesso vi salto tutta la mostra, se volete andatevi a vedere il filmino sul nostro sito che vi racconta cosa c'è dentro nel padiglione. Lungo tutto il cardo poi, qua mi sa che è piccolina e non si vede bene, ci sono queste aree azzurrine, vedete, in alto, dove è segnato col violetto, con l'azzurrino. Oh bravo, fammi la valletta, che così abbiamo qua la valletta. Ecco, quelle lì. Queste sono tutte piccole aree dedicate ai territori e proprio hanno lo scopo di, e adesso tutti particolari italiani come l'acqua minerale per parlare delle terme, cioè tutto ha un suo perché anche in chiave di richiamo al territorio. E questo è la mostra del Palazzo Italia, vuol far venire la voglia di visitare il resto dell'Italia e noi speriamo di riuscirci. Viceversa, adesso vediamo un attimo di che visitatori avremo e vi faccio vedere solo le cose interessanti. Noi ci aspettiamo 21 milioni di visitatori, ogni 6 mesi facciamo la SAGRE per controllare come va. Diciamo che percentualmente sono in salita gli extraeuropei, che ci fa molto piacere perché gli extraeuropei sono quelli che ci stanno almeno una settimana in Italia, mentre lo svizzero va e viene in giornata, probabilmente neanche dorme, no? E abbiamo un grande incoming dalla Cina, perché è l'ultima Expo, che non è che vada molto bene sul turismo culturale, perché i cinesi, diciamo, non è quello che amano. Però abbiamo altre nazioni che invece sono amanti dell'arte. I russi, per esempio, sono amanti sì in generale della nostra vita, ma molto anche dell'arte. Sono dei grandi compratori d'arte anche, così come i giapponesi e gli americani. Gli americani sono i perfetti turisti culturali. Si diceva che il primo intervento ha detto che c'era quella spesa media che andava tra i 75 e gli 87 euro, se ben ricordo. Pensate che i cinesi spendono più di 600 in media e i russi più di 500. Quindi l'extraeuropeo
questo tipo è proprio quello che noi vogliamo catturare per il nostro prodotto interno lordo ed è quello che lascia un segno positivo in termini economici sull'ambiente. Il cinese poi lo lascia negativo per altri, perché sapete che è un turista molto problematico e maleducato. Però questi dati sono interessanti per cosa noi possiamo catturare, anche come turismo culturale ci sono molti paesi da catturare. Vedete che se noi guardiamo la principale caratteristica, il grande patrimonio, l'immagine dell'Italia per i visitatori, al primo posto c'è il grande patrimonio artistico e culturale. Quindi questo è quello che i nostri visitatori si aspettano, non deludiamoli. E la molteplicità dell'esperienza che diceva Iorio secondo me è molto importante in questo, perché sempre di più, anche dalle nostre salve, il turista vuole tante cose, si tende ad avere tutto e a fruire tutto adesso. Il turismo non è diverso, vuole fruire di tante cose, però no, continuano a dire la prima cosa che viene in mente con l'Italia è il patrimonio artistico. Cosa si pensa di Milano? Andate bene al sud per attrarre i visitatori, perché Milano come città d'arte non se la fila quasi nessuno, ve la faccio notare all'8% e quindi chi verrà a Milano guarderà l'Expo ma poi andrà da altre parti per il suo interesse artistico e culturale. Ma noi va bene, noi siamo la città dello shopping, viviamo bene così, lasciamo che anche gli altri abbiano, cioè che l'Italia venga valorizzata nel suo insieme. Tra l'altro noi come parte di Padiglione Italia vorrei dire che i lombardi sono una netta minoranza e che il sud e la Campania in particolare è presente, tu parlavi delle reti di impresa, con una rete di impresa fantastica che ha il grosso ristorante, è un'area facciata su Piazza Italia bellissima, ovviamente della pasta e della pizza, perché è come chi poteva rappresentare meglio di voi i singoli ingredienti, quindi il pomodoro, la mozzarella e poi costruire quest'area. Quindi la Campania è presente con una delle aree più belle. Intenzione di partecipare, voglio solo commentare che mediamente il turista che viene per Expo è un turista mediamente colto, quindi questa è una cosa ancora meglio, cioè sembra non venga la famiglia in canottiera, ma viene un turista mediamente colto che quindi è quello che poi può andare per beni culturali e che ha una capacità di spesa più elevata. Questa è la voglia di partecipare adesso, ma io vi volevo più far vedere questo che secondo me è per voi interessante ed è i mesi. Allora, tutti pensavano Expo a agosto e metà luglio sarà vuota. No, sarà semplicemente vuota di italiani. Perché questo vuol dire, come vedete le etnie rappresentate e le nazioni rappresentate, ci sono degli turisti stranieri, molto meglio per attrarre al sud, perché l'italiano se viene a Milano non ha impatto su di voi, cioè se viene a Milano non è che poi va a Pesaro, non è che poi va a Pompei o da un'altra parte, fa quella cosa lì, poi se vuole andare è indipendente dall'Expo. Ma in chiave Expo l'attrazione dei nostri turisti di giugno, luglio, agosto, settembre è più un mese di italiani, mentre ottobre si classifica come un turismo molto di business, perché cioè, lo stiamo riempiendo con tutte le fiere, è un mese molto di fiere, quindi per noi il visitatore è molto collegato a quello. Ma vedete che da giugno a settembre c'è un turista non italiano da attrarre sul territorio. Qui voi vi dovete coordinare con la regione che ha una rappresentanza, tutte le regioni ce l'hanno, in Padiglione Italia proprio, per fare eventi che promuovano e che attraggano, ma non solo nel semestre, ma lavorare adesso su dei target specifici di paese e li potete prendere ispirazione dagli visitatori più interessati, quindi io
farei sicuramente un'azione più sul Canada, la Cina, eccetera, che su paesi che non sono così interessati, per proporre pacchetti che uniscano la visita dell'Expo a una visita nel vostro territorio. Questo è uno spaccato che vedete che la cultura media è piuttosto alta, c'è l'uomo statico al 19%, devo ancora capire chi è. C'è anche la donna statica, non solo l'uomo statico, per fare opportunità. Questa è perché la traduzione dell'inglese retired, anch'io me lo sono detto, però siccome non amo cambiare le slide, gli altri, queste sono quelle della Sarri, perché secondo me, siccome l'inglese è retired, la traduco male, ecco, esatto, of course, di corsa, no? Più o meno siamo lì, questo quindi sono il numero di visitatori che ci aspettiamo, che viene continuamente confermato dalle salve. Se lo moltiplico per quel dato che dava lei di ognuno, viene un bel prodotto interno lordo. Quindi lavoriamoci tutti e non perdiamo l'occasione. Non perdiamo l'occasione, ma non pensiamo che l'Expo sia la panacea, perché adesso tutto succede perché c'è l'Expo, è mica vera, non è vero, cioè succedono delle cose, è sicuramente una vetrina internazionale di 6 mesi, un'occasione fantastica, ma ci dobbiamo lavorare. Grazie per questo intervento che ci apre idee e possibilità. Adesso il dottor Bruschini, dirigente promozione, supporto alla commercializzazione e club di prodotto Eni. Grazie. Io penso che un tema come questo sia un tema fondamentale, com'è fondamentale il tema del turismo e del legame forte che c'è tra turismo e cultura. Io penso che per la prima volta sia stata fatta una scelta politica importante, c'è stato qualche mal di pancia, ma tutte le scelte politiche che vengono fatte nel nostro paese provocano sempre qualche mal di pancia, ma avere un ministro finalmente che si occupa di cultura e anche di turismo, secondo me, è una scelta molto importante che può darci fortissime opportunità di sviluppo di questo settore. Perché molte volte la cultura è stata vissuta come una cosa troppo statica, mentre il turismo ha in sé proprio la grande dinamicità, perché è viaggio. E quindi penso che queste due forze possano essere assolutamente un mix sicuramente vincente. È chiaro che c'è un problema di fondo: quanto pesi e quanto sia importante nel nostro paese il singolo turismo, ma tutti i tipi di turismo, perché io penso che si senta parlare da tutte le parti di turismo. Siamo tutti esperti di turismo perché abbiamo il trolley,